Buongiorno, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Tanta cronaca anche oggi da seguire insieme. Prima, come sempre, però, vi voglio presentare l'ospite che è venuto a farci compagnia oggi. Si chiama Luca Buratto. Luca, benvenuto. Ciao Paola, grazie per l'invito. Allora, Luca, tu sei portavoce di una band dal nome già particolare. Sì. Che si chiama? Strazza Style Family. Strazza Style Family. Scopriremo tra poco come vi è venuto in mente di darvi un nome così particolare. Tu sei qui con noi per presentarci questo CD. È un CD che anche nel titolo del CD, devo dire, siete stati abbastanza originali. Lo lascio dire a te. Si intitola Funk Iran. Funk Iran. Sì. Funk Iran, quindi già qui è un mix tra la musica funk che facciamo e il nostro paese di origine, che è Cairano San Marco. Benissimo, già abbiamo svelato alcune cose. Tra l'altro c'è da dire che questo CD si lega anche alla solidarietà, perché grazie a questo CD siete diventati amici di un'associazione in particolare. Esatto, esatto, siamo amici dell'AIL. Una scelta che è nata così dal cuore, spontaneamente, direi, Luca. Sì. Non c'è un motivo particolare. No, tra le varie associazioni che hanno sempre bisogno comunque di fondi e di aiuto, abbiamo scelto l'AIL, poteva essere un'altra, però questa volta è toccata. Questa volta l'AIL, poi magari con magari il proseguo della vostra carriera fulgida nel campo della musica riuscirete ad accompagnare altre associazioni. Non diciamo nulla di più a questo punto, ci teniamo tutte le specifiche per la parte finale del nostro telegiornale. Io intanto tolgo la parola a Luca e passo alle notizie che sono arrivate in queste ore in redazione. Sono stati individuati tutti i responsabili degli omicidi dei due immigrati avvenuti la notte del 2 ottobre a Padova, in due quartieri diversi della città. Nelle ultime ore è stato infatti fermato nel padovano un quarto uomo accusato di aver partecipato all'assassinio del marocchino di 19 anni ucciso con una coltellata, mentre al confine del Fréjus è stato bloccato il presunto omicida del tunisino di 35 anni sgozzato con un coccio di bottiglia. In entrambi gli episodi polizia e carabinieri avevano già in mano i nomi dei responsabili poche ore dopo la scoperta dei cadaveri. La squadra mobile di Padova aveva infatti fermato tre giovani connazionali del Marocchino in un appartamento di Brusegana, dove sono stati sequestrati anche alcuni abiti sporchi di sangue. Il quarto uomo che mancava all'appello è stato localizzato dalla Polizia di Stato in un altro appartamento di Brusegana, non lontano da quello dove erano stati fermati gli altri tre. Si tratta di un marocchino clandestino di 30 anni con precedenti per lesioni e droga. I carabinieri di Padova invece sono riusciti, grazie alla testimonianza di un tunisino, a risalire al nome dell'altro presunto assassino, che era già fuggito in Francia, a Lione. Si tratta sempre di un tunisino clandestino con precedenti per droga. Un giovane barista 27enne di Marghera è stato invece arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri di Venezia con 5 kg di hashish. L'indagine dei militari dell'arma era iniziata dopo che era stato accertato un consistente aumento di consumo di hashish, soprattutto tra i giovani studenti veneziani. L'attenzione degli investigatori si è concentrata ai giardini Papadopoli, vicino a Piazzale Roma. Il barista è stato controllato mentre era seduto su una panchina del parco. Addosso aveva mezzo etto di hashish, mentre nella sua abitazione sono stati trovati appunto quasi 5 kg dello stesso stupefacente. Dopo la separazione non riesce a vedere il figlio e tenta il suicidio. È accaduto a Vicenza, dove un operaio di 35 anni, dopo aver assunto un cocktail di alcol e medicinali, si è disteso su binari attendendo che il treno lo travolgesse, ma qualcuno ha dato l'allarme evitando fortunatamente il peggio. L'uomo è stato infatti salvato e ricoverato in ospedale. I soccorritori ha spiegato il suo gesto con la difficoltà di vedere il figlio che la ex moglie non gli permette di incontrare. I familiari di una donna che dopo una visita per una sospetta trombosi al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre si è sentita male, è entrata in coma ed è poi morta, hanno presentato un esposto alla magistratura per far luce su eventuali responsabilità. La salma della donna è già stata messa a disposizione dei magistrati dall'ULS 12. La donna si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo con una caviglia gonfia per una sospetta trombosi. Dopo la visita alla somministrazione di un farmaco era stata invitata a ripresentarsi il giorno dopo per essere sottoposta ad ecocolor Doppler. Poco dopo però si era sentita male, ricoverata per una sospetta emorragia cerebrale, era morta dopo 6 giorni di coma. Si è chiusa ieri a San Donà di Piave la Fiera del Rosario, la tradizionale 3 giorni dedicata all'agricoltura, all'industria, all'artigianato e al turismo, promossa da sempre in concomitanza con la festività della Madonna del Rosario. Tanti visitatori per un weekend all'insegna del commercio e del divertimento, e ce ne parla Cristina Pagnin.
la Fiera dell'Orgoglio. Così è stata ribattezzata dal sindaco di San Donà di Piave, Francesco Zaccariotto, la Fiera Campionaria della Madonna del Rosario, uno degli appuntamenti fieristici più importanti del Veneto orientale e forse anche un nuovo punto di partenza per tante aziende oggi alle prese con le difficoltà economiche. Sabato ai Capannoni ex Papa il taglio del nastro alla presenza del prefetto Luciano Lamorgese, dei sindaci del territorio, degli assessori regionali Renato Chisso e Daniele Stivale e del vicepresidente della provincia Mario Dalla Torre. Il fatto di avere oggi 200 espositori nella Fiera del Rosario 2010 ci fa capire che molto probabilmente questi espositori, che sono fatti soprattutto da piccole e medie imprese, credono che questa sia una ottima vetrina in questa parte del Veneto orientale e quindi, nonostante le difficoltà che oggi stiamo vivendo da un punto di vista economico, hanno ritenuto questa fiera come una fiera che assolutamente va fatta. 200 gli stand in via Pralungo con uno spazio in rosa solo per le donne, eventi tutti i giorni e un percorso cittadino con 420 bancarelle, oltre a spettacoli e concerti. Insomma, una fiera che da 7 anni vive una nuova primavera, come ha sottolineato l'assessore Chisso, e che si è lasciata alle spalle le polemiche dei mesi scorsi, quando la San Donà Servizi aveva lanciato l'idea di promuovere qui una selezione di Miss Padania, il concorso leghista per eccellenza. In ogni caso, per gli abitanti di San Donà c'è anche un'altra ragione per cui andare fieri della propria città: l'assegnazione del primo premio del concorso nazionale Comuni Fioriti. Questo è per noi un significativo motivo di orgoglio, nel senso che essere riusciti ad essere città fiorita con 4 fiori, che è il massimo, voglio dire, della valutazione che viene assegnata, e soprattutto va detto che fino ad oggi il premio era stato assegnato a delle città che erano prevalentemente di carattere turistico. Quello che non è la nostra città ci inorgoglisce assai. Torniamo alla cronaca, sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco di Udine a causa del maltempo che da ieri pomeriggio e per tutta la notte ha flagellato ampie zone della provincia. Gli interventi, tutti per scantinati allagati o per alberi divelti, sono stati concentrati tra Udine, Campoformido e Pasean di Prato. L'intervento più difficile è stato in un sottopasso a Bressa di Campoformido, dove un furgone con alcune persone a bordo era rimasto bloccato a causa dell'acqua alta. Il maltempo ha interessato anche la provincia di Pordenone, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la palestra delle scuole medie. E rimaniamo in Friuli Venezia Giulia, perché un autobus di linea dell'ATAP, la società di trasporti pubblica di Pordenone, è uscito di strada questa mattina a Maniago, nel Pordenonese. A bordo c'erano una decina di passeggeri, una donna è stata ricoverata all'ospedale di Spilimbergo, mentre gli altri sono rimasti contusi o illesi. È possibile che all'origine dell'incidente ci sia stato un malore dell'autista del mezzo, anche gli ferito e ricoverato in ospedale. Nel nord-est, dall'inizio della crisi, il numero di disoccupati è aumentato di quasi 65.000 unità. Di questi 17.000 sono stranieri, ossia il 26,3% del totale. Il dato è stato reso noto dalla Fondazione Leone Moressa, che ha analizzato le dinamiche occupazionali degli stranieri nel nord-est dalla metà del 2008, ossia il periodo da cui si ipotizza l'inizio della crisi economica. Attualmente il tasso di disoccupazione degli stranieri si attesta in Triveneto al 13,4%, il Veneto è la regione che mostra il tasso più contenuto, 12,8%, mentre per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia si tratta rispettivamente di poco più del 14% e del 15,5%. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, che torno a presentarvi, Luca Buratto. Luca, di nuovo benvenuto, se qualcuno magari si è messo in contatto con noi nel corso del TG. Tu sei portavoce della Strazza Style Family. Esatto, sì. Un gruppo musicale che ha realizzato questo CD, che torno a far vedere a chi ci sta seguendo da casa. Abbiamo detto già, è originale il nome del gruppo, ma non è che il nome del CD lo sia da meno, perché come si intitola questo CD? Il CD si intitola Funk Iran. Funk Iran, abbiamo spiegato, ma lo ripetiamo. Certo, Funk Iran è un nome che deriva da un mix della nostra musica, che è la musica funk, e dal nostro paese di origine, che è Kairan San Marco. Ecco, noi stiamo sentendo tra l'altro in sottofondo una delle tracce di questo CD. È il brano a cui siete più affezionati, magari? No, è proprio, corrisponde al titolo del CD, che è Funk Iran, esatto. Allora, partiamo dal nome del gruppo, perché Strazza Style Family è un po' particolare. Sì, ok, Strazza, la parola Strazza significa straccio, ok? E è molto umile come, diciamo, indumento, uno straccio. E noi siamo persone così umili e semplici, che hanno voglia di divertirsi in questo Quindi modo facendo musica. Quindi avete lo stile della semplicità. Esatto, lo stile della Questa semplicità. È la filosofia.
filosofia del vostro... Abbiamo messo questo nome appunto perché... Ci ricordi oltre a te quali sono i componenti della band? Certo, allora noi siamo in quattro, siamo due ragazze e due ragazzi. Allora, ci sono io, poi c'è il nostro DJ, che cosa fai? Io canto. Ok, solo cantante. Sì, esatto. C'è il nostro DJ che si chiama Area Pro, comunque Andrea Rossi, e ci sono le due ragazze che anche loro cantano, sono Irene e Manu. Quindi è sostanzialmente un gruppo vocale con questo accompagnamento musicale del DJ, è un po' questa la combinazione. E la passione per la musica da che cosa è nata? Da quanto state insieme musicalmente? Con questo gruppo non è tantissimo perché siamo partiti a maggio di quest'anno. Abbiamo iniziato la nostra avventura con un video che si chiama In Roda Alta. Che è all'interno del CD peraltro. Ma inizialmente avevamo fatto solamente questa canzone e con questo video, così per gioco, l'abbiamo messo su YouTube. Okay. Abbiamo visto che è stato cliccato un sacco di volte da amici del nostro paese o comunque dei paesi limitrofi e abbiamo detto perché non fare un passo in più. Allora ci siamo messi a fare questo CD. E l'avete fatto. Questo CD, dicevamo all'inizio del telegiornale, si lega alla solidarietà. Certo. Perché voi, proprio per una scelta spontanea del cuore, senza motivazioni particolari, senza coinvolgimenti particolari, avete deciso di sposare la causa dell'AIL, che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, e avete deciso di investire tutto ciò che arriva dalla vendita dei CD nelle azioni, nella sensibilizzazione, nell'opera dell'AIL. Un AIL in particolare, una sezione particolare? Domenica abbiamo consegnato la prima parte dei proventi all'AIL di Montebelluna, perché comunque l'AIL... Vicinanza geografica. Esatto. Comunque eravamo stati contattati anche dall'AIL di Treviso, direttamente dalla presidentessa, e niente, ci ha detto appunto di appoggiarsi all'AIL di Montebelluna, perché era quella più vicina al nostro certo, paese. Certo. Quindi voi praticamente state lavorando per l'AIL, musicalmente parlando. Sì. Chi vi vuole aiutare come fa? Dove trova questo CD? Allora, inizialmente... Che è regolarissimo, perché c'ha tanto di SIAE, quindi... È regolare. Assolutamente regolare. Inizialmente il CD è stato messo in alcuni locali e bar della zona. Che comunque, quindi torna che erano sì, San esatto. Marco. Comunque i locali precisamente li possiamo trovare collegandoci ad internet, al nostro gruppo Strazza Style Fan Club di Facebook. Quindi su Facebook vi troviamo, se noi clicchiamo Strazza Style Family ci siete. Fuori noi. Ci siete. Sì, esatto. Oppure potete semplicemente mandarci un messaggio sia in Facebook o comunque anche al nostro sito, che è www.strazzastyle.altervista.com, e noi lì vi manderemo le modalità per avere il nostro CD e fare un'offerta. Il CD c'è da dire che non è non prezzo fisso, ma è un'offerta libera, uno può dare quello che si sente. Bene, quindi una possibilità per tutte le tasche in qualche modo di sostenervi musicalmente anche dal punto di vista della solidarietà. Sì. Senti, visto che siete nati così da poco, avete grandi orizzonti davanti? Siete già proiettati verso il futuro con nuovi CD? Avete altri progetti? Sì, certo. Ma c'è da dire, non ricordo se l'abbiamo detto, però il CD è in lingua veneta. Ecco, questa è una cosa importante. E quindi è una maniera molto diretta e simpatica per arrivare alle persone, anche perché i temi che trattiamo li trattiamo con molta ironia e molta simpatia. Allora, il CD è partito da un viaggio che abbiamo fatto in Spagna, quindi la prima traccia è proprio appunto quella che ci porta a fare questo viaggio in Spagna, e poi quella finale. Infatti nella copertina c'è un furgoncino della Volkswagen, storico per chi fa viaggi nello stile povero, diciamo, tra virgolette. Strazza Style. Esatto, proprio lo Strazza Style. E l'ultima traccia è il ritorno da questo viaggio. All'interno trattiamo varie tematiche, come per esempio una canzone dedicata al nostro paese, oppure un'altra canzone dedicata alle difficoltà economiche che ci sono in questi periodi, in questo momento. Chi sceglie i temi? Un po' tutti? Quelli sono il mio compito. E i testi? Sì, esatto. Quindi ti occupi... Adesso sì, mi occupo dei testi, mentre le basi le fa il nostro DJ. Il DJ. Le ragazze mi seguono un po', mi aiutano vocalmente, sì, esatto. Anche se nel prossimo CD, infatti, ecco, volevo collegarmi, qui, ecco qui, perché visto che è andato molto bene, perché nel giro di 2 mesi abbiamo venduto quasi tutte le copie e stiamo facendo anche una ristampa, stiamo pensando a una ristampa. Per forza, perché adesso dopo questa uscita sul nostro TG sarete cliccatissimi anche su Facebook, quindi. Certo, stiamo pensando a un altro video e ci sono già le basi per fare un altro CD. Insomma. Chi è che vi aiuta a fare i video?
Guarda, il primo video ci siamo, abbiamo usato il fai da te, quindi abbiamo fatto le riprese noi, il montaggio noi, abbiamo fatto tutto bellissimo, noi. Bellissimo, sì, è una cosa che ci ha resi anche molto più uniti. Già lo eravamo un sacco prima, infatti Family è perché noi siamo un gruppo, esatto. Praticamente una famiglia. Sì, infatti. Ascolta, il prossimo CD continuerà a toccare i temi che in qualche modo avete affrontato nel primo, o avete già pensato, hai pensato, visto che sei tu che ti, che ti occupi dell'accompagnamento dei testi, hai già pensato magari a dei contenuti diversi, anche ad uno stile musicale magari un po' diverso? Sì, sì, vogliamo stravolgere un po' tutto, sì, sì, fare una cosa completamente nuova, così per non... per spostarsi in un'altra strada, insomma. Possiamo avere qualche anticipazione? Cambi il genere? Sì, basta, anche. Non più funky? Sì, ci spostiamo verso il reggae. Bene, benissimo, quindi qualcosa, un altro... Sì. Ci sarà un viaggio in mezzo per stimolarvi nella scelta dei temi, o ci hai già pensato? Sì, c'è un ritorno, perché in questo CD non ritorniamo direttamente a casa, ma ci spostiamo da un'altra parte, andiamo verso l'Olanda. Però dalla poi... Spagna andate verso, sì, i paesi nordici. Perché nell'ultima traccia dice, diciamo appunto, adesso torniamo a casa dopo questo viaggio in Spagna, però all'ultimo momento diciamo no, idea. Cambiamo idea. Sì, e ecco lì quindi lo spostamento, il cambiamento e quindi di ripartiremo stile. Da lì per poi arrivare in altre situazioni. Beh, sarà un piacere penso per tutti noi accompagnarvi anche in questa nuova tappa del, sì, viaggio. E ricordiamo, Luca, ancora una volta, come si può recuperare questo CD? Allora, dovete collegarvi al nostro, alla nostra pagina Facebook, che è Strazza Style Fan Club, mandarci un messaggio e noi vi daremo tutte le modalità per avere il nostro CD. Perfetto, allora ringrazio io a questo punto Luca Buratto, che è portavoce, leader direi a questo punto della Strazza, capofamiglia, okay, dai, va bene. Diciamo capofamiglia della Strazza Style Family. Avete capito che la semplicità di Luca e la semplicità anche dello stile che caratterizza questo CD è un'occasione anche per aiutarli a sostenere le iniziative dell'AI. Quindi grazie Luca, grazie per averci fatto compagnia, ti aspettiamo a questo punto per il prossimo CD. Certo. Assolutamente. Grazie mille. Allora grazie ancora a Luca Buratto per averci fatto compagnia, con voi invece ci rivediamo alle 19 con la prossima edizione di TG Nord-Est, a più tardi.